dici in inglese? Non vedo l'ora di vederti, è passato troppo tempo. In questo caso usiamo un'espressione fissa, un'espressione idiomatica più che un phrasal verb, ma diciamo che il senso più o meno di quello che stiamo facendo è simile. Allora, la risposta è I can't wait to see you. It's been way too long. Quindi non vedo l'ora di vederti, è I can't wait to see you. It's been way too long. Letteralmente significa non posso aspettare di vederti, ma in italiano la traduzione corretta è non vedo l'ora. Ok, vedete, it's been way too long. Altro esempio, quindi can't, cannot wait o can't wait to do something. Oppure altra espressione un pochino più complessa è Mom can't wait for the flowers to bloom. Quindi la mamma non vede l'ora che i fiori sboccino. Mom can't wait for the flowers to bloom. Quindi non vede l'ora che i fiori, the flowers to bloom, sboccino. Qui la costruzione un pochino più complessa è can't wait for someone to do something. Quindi non vedere l'ora che qualcuno faccia qualcosa. Bisogna usare questa struttura. Quindi se volessi dire non vedo l'ora che mi passino a prendere, per esempio dirò I can't wait for them to pick me up. Ok. Ciao. Qua TikTok, poco tempo, bisogna essere veloci. Bye bye.